SoRare è una sorta di fantacalcio che sfrutta la blockchain per entrare in una nuova dimensione, quella del collezionismo di nuova generazione basato sugli NFT, ossia sui non-fungible token. Prima di proseguire e scoprire tutti i dettagli del progetto, vi invitiamo a iscrivervi al canale per non perdere nessun contenuto di EveryEye.it. Si tratta di una startup francese nata nel 2018 e divenuta famosa in pochissimo tempo per aver dato una nuova dimensione economica a questa tipologia di giochi. Gli investimenti e i risultati finora ottenuti sembrano dare ragione all'intuizione del duo parigino Nicolas Juliat e Adrien Monfort. I due giovani imprenditori, grandi appassionati di calcio, sono riusciti a conquistare un buon numero di tifosi con una versione del fantacalcio che punta sulle carte digitali da collezionare e vendere attraverso lo scambio di token crittografati. SoRare si è trasformato in pochissimo tempo in un business in costante crescita. Lo scorso settembre ha raccolto un finanziamento da 680 milioni di dollari da società di alto profilo, grazie al quale il progetto è riuscito a raggiungere una valutazione di 4,3 miliardi di dollari. La startup ha registrato a inizio del 2021 una impennata sorprendente e la sola vendita delle carte collezionabili ha generato una cifra pari a 150 milioni di dollari. Il numero degli utenti mensili attivi è aumentato in un solo anno di circa 34 volte, mentre le vendite hanno fatto registrare un più 51%. È curioso notare come tra gli investitori non ci siano solo società e fondi, ma anche giocatori di calcio del calibro di Gerard Piqué, anche in veste di consulente strategico, Antoine Griezmann ed ex calciatori come Rio Ferdinand e Oliver Bierhoff. Diversi calciatori poi giocano regolarmente sulla piattaforma di SoRare. Lo stesso Griezmann, famoso per essere un fan della serie Football Manager, è tra i più attivi. Attualmente sono 225 i club con licenza ufficiale presenti, ma il numero è destinato ad aumentare già nei prossimi mesi. Nella lunga lista ufficiale ci sono squadre prestigiose come Real Madrid, Barcellona, Liverpool, Inter, Milan, Juventus, Roma, Lazio e molti altri team della nostra Serie A. SoRare ha siglato anche delle partnership esclusive con La Liga e Bundesliga per rendere disponibili tutte le carte dei calciatori delle squadre spagnole e tedesche. Tra gli atleti troveremo anche superstar del calibro di Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Robert Lewandowski e Zlatan Ibrahimovic. Grazie all'utilizzo dei token non fungibili, i tifosi potranno acquistare e scambiare oggetti digitali collezionabili ispirati ai giocatori che militano nelle proprie squadre del cuore. Il fantacalcio di SoRare è davvero semplice. Ogni manager costruisce la propria rosa acquistando le carte dei calciatori, messi all'asta direttamente dalla piattaforma o dagli altri manager. Come in FIFA Ultimate Team, si aprono dei pacchetti di card per creare formazioni composte da 5 giocatori: un portiere, un difensore, un centrocampista, un attaccante e un altro atleta extra. Iscrivendosi, ogni fanta allenatore riceverà gratuitamente delle carte comuni per partecipare alle sfide e ai tornei settimanali nelle varie leghe. Per poter giocare è necessario soddisfare determinati requisiti, come per esempio l'età dei giocatori o la regione in cui gioca il loro club e altro ancora. In base alle prestazioni reali ottenute dai calciatori sul rettangolo di gioco, grazie a gol, assist, ammonizioni, espulsioni, vittorie, sconfitte e altro ancora, le squadre otterranno un certo punteggio e potranno salire o scendere nelle varie classifiche. Più alta è la posizione raggiunta da un manager, migliori saranno i premi in carte che è possibile accaparrarsi, per poi guadagnare tramite la vendita. Le carte sono il cuore pulsante di SoRare e la loro disponibilità cambia in base alla rarità suddivisa in 4 livelli. Prendiamo per esempio Leo Messi. Per ogni stagione della Pulga Argentina verranno create 1000 card per l'edizione limitata, 100 per quella rara, 10 per quella super rara e una per quella unica. Ogni carta, oltre a essere a tiratura limitata, è caratterizzata da un punteggio medio che riguarda le ultime 5 partite, bonus e punti XP. Il valore economico di una carta dipende dalla rarità, dallo status del calciatore in qualità di titolare o panchinaro e dal potenziale che è in grado di esprimere, senza dimenticare i possibili infortuni o i futuri trasferimenti. Per fare soldi è importante scovare qualche giovane talento che potrebbe diventare una stella in uno dei principali top team europei o vendere qualche titolare o fenomeno al momento giusto. SoRare, infatti, oltre ad affidarsi a statistiche ufficiali per quanto riguarda le prestazioni sul campo, è molto attenta a tutto ciò che ruota attorno al mondo del calcio. È importante ricordare che più le carte vengono usate e più migliorano o aumentano di valore.
Oltretutto, se abbiamo molti amici, semplicemente invitandoli possiamo ottenere alcune carte in regalo. I premi assegnati durante le sfide giornaliere invece permettono di ottenere altre card e ricompense in denaro, indicate nel relativo monte premi. Oltre al collezionismo, il punto di forza di Sorare è rappresentato dal calciomercato, che permette agli utenti di acquistare e vendere le proprie carte per migliorare i punteggi della propria squadra, ma anche di realizzare le famose plusvalenze. Le carte vengono vendute singolarmente o in bundle, mentre le offerte funzionano come in FIFA Ultimate Team. Rispetto alla creatura di Electronic Arts, però, le card possono essere messe in vendita per un periodo di tempo e il prezzo base è stabilito dal venditore, mentre la cifra del rilancio è decisa da Sorare. È sempre possibile fare un'offerta diversa rispetto a quella prestabilita, anche perché certe card non sono alla portata di tutti. Sorare consente anche di collezionare e possedere carte dedicate alle leggende, che possono essere utilizzate solo in tornei speciali. Oltre a Maradona troviamo Zidane, Van Basten, Cannavaro, Shevchenko, Ronaldo e altri ancora. Prima di fare un qualsiasi tipo di offerta, consigliamo caldamente di usare uno strumento come Sorare Data, che permette di verificare i trend del mercato, i calciatori più richiesti e moltissimo altro. Per comprare una carta è necessario aggiungere criptovaluta Ether al proprio conto e a questo scopo possiamo usare Ramp Network, un servizio che permette di inserire rapidamente fondi utilizzando la propria carta di credito o di debito. Prima di addentrarsi nei meandri di questo sistema di gioco, tuttavia, suggeriamo di approfondire ulteriormente l'argomento blockchain e le meccaniche di mercato, poiché anche i giochi basati sugli NFT possono rappresentare un investimento non esente da rischi. A questo proposito, ricordiamo che tutti i nostri contenuti in merito sono da considerare a fine esclusivamente informativo e divulgativo. In chiusura, la voglia di NFT sta investendo un po' tutte le software house del settore videoludico. Non ci stupiremmo di vederli implementati già nella prossima edizione di FIFA o nel nuovo Football Manager. Nel frattempo, chi ama il fantacalcio ed è affascinato dalle potenzialità della blockchain e degli NFT, può provare la piattaforma di Sorare che offre la possibilità di collezionare le figurine dei propri idoli senza essere costretti a spendere dei milioni di euro e di guadagnare anche del denaro in criptovalute dal calciomercato. L'idea nel complesso ci è piaciuta, anche se abbiamo avuto la sensazione che Sorare sia all'inizio di un percorso piuttosto lungo e impegnativo.